Un saluto a tutti amici del web e bentornati sul mio canale. Io sono DadoBugs, bentornati su Banished. Ci eravamo lasciati qui nella nostra Riverwood. Abbiamo impostato una buona economia abbastanza florida. A questo punto dobbiamo iniziare a strutturare un boom delle nascite per permettere alla nostra cittadina di diventare sempre di più una metropoli. Abbiamo 47 abitanti, vediamo se riusciamo a raddoppiare. Allora, qua stiamo costruendo uno storage barn in maniera tale che questi qua, questi campi di grano possano mettere il loro grano qui dentro. Abbiamo 5 lavoratori, 2 costruttori. E diamo un'occhiata un po' alle famiglie. Sì, alcuni sono anziani. Questa è la parte anziana della città. Allora, lo scopo chiaramente è andare a costruire queste case in maniera tale che si ci troveranno per quando servirà. Ok, va bene. Mettiamoci all'opera. Mettetevi a costruire qua, dopodiché andremo ad intasare, sì, ad intasare, a riempire gradualmente questa quarry di lavoratori. Vediamo un po', fatemi pensare bene. Qui abbiamo altre 2 case, queste qua sarà il reparto della miniera. Abbiamo la possibilità ancora di avere dei guardiaboschi, per ora va bene così, ci accontentiamo. Qua abbiamo le galline, sono già 4, se non erro ne avevamo comprate 2. Ecco qua le pecore, 5, perfetto. Diciamo che i pascoli ci mettono un po' di tempo per generare cibo, però a lungo termine sono ottimi perché consentono di avere un flusso costante sia di lana e questa qua sia di uova, anche uova. Infatti ecco la lana. Di carne, guarda là. Lana 26. Un mercante è arrivato in città. Un mercante è arrivato in città. Vediamo che cosa vende. Oh, vende altri semi. Ma non credo di riuscire a potermelo permettere, però. Senti, se tu mi aspetti un poco, se tu mi aspetti un poco, io vado a prendere della roba. Allora, senti un po', facciamo così. 1, 2, 3, 4, 5. Teniamo solamente un lavoratore fuori, 2 lavoratori fuori più il builder. Anzi, stoppiamo le costruzioni. Ah, le hanno già costruite, perfetto. 3 lavoratori. Cinque trading post, anzi 6, tutti qua vi voglio e mi andate a prendere del cibo. Vediamo se ci riusciamo a portare a casa. Allora, abbiamo tantissimo cibo. Inventario. Allora, sicuramente mi vai a prendere la lana. Quanto viene la lana? 5. Vabbè, mi vai a prendere sicuramente la lana. Mi vai a prendere sicuramente le pelli. Ok, mi vai a prendere cibo, cibo. Andiamo a dare del cibo, ragazzi. Allora, patate non credo di averne.
Ok, vai. Tu aspettami, vediamo un po' con tutto questo materiale che andremo a portare qui nel trading post se riusciamo a comprare. Allora, facciamo un po' di calci. 600, 1000. Ok, dovremmo riuscire a portarci a casa dei semi con questa roba. Ok, mettiamo 10 per. Eccoli che arrivano con i carretti. Eccoli che arrivano con i carretti. Portami anche della roccia. Dov'è la roccia? Me l'hai spostata? Allora, diciamo che io voglio... questi walnut seeds. Ok, fermi tutti. Vendendo tutto quanto ce la facciamo ampiamente. Possiamo prenderci sia walnuts che i corn. Bene, bene, bene. Allora, lasciamo stone. Perfetto. Ci portiamo a casa sia i walnut seeds sia i corn seeds. Trade. Perfetto. Perfetto ragazzi, perfetto, perfetto. Ok, potete di nuovo scendere a un solo mercante qui al trading post, 8 lavoratori. Allora ragazzi, abbiamo altri semi, quindi possiamo differenziare il nostro raccolto arrivato a questo punto. Abbiamo fatto un grande investimento. Questo Ambrusveland si chiama. Costruisce anche questa casa, va? Anzi no. Le nuove case che costruiremo le costruiremo qua. Allora, vediamo un po'. 9 lavoratori. Io direi di aprire la query e ci mettiamo 1, 2, 3, 4 persone. Iniziano a lavorare qui nella cava per raccogliere rocce. Mi assicuro un attimo che sta registrando. Sì. Bene. Dobbiamo ancora costruire il municipio, ragazzi, eh? Ma l'abbiamo raccolte tutte le rocce di questa... Ci sono ancora rocce qua. Ci sono ancora rocce qua.
Abbiamo raccolto praticamente quasi tutte le rocce, ragazzi, della mappa. Ci mancano queste di quest'isoletta qua. Ma serve un ponte per raggiungerla. Ok, va bene. Benissimo il raccolto. Benissimo il raccolto. Perché tu sei così in vantaggio rispetto agli altri? Però ce la dovrebbero fare, ce la dovrebbero fare. Oh, guardate quanti nuovi adulti, ragazzi. Alessi, Sorent, Joan Valentis, Orrey. Vedete il boom? Il boom inizia, il boom, eh? Altri nuovi lavoratori. 9. Tac, 8 persone alla quarry. Ok, bene. Ok, continuatemi a costruire case, allora. Me la costruisci qua. Me la costruisci qua. E qua già non c'entra più. Me le costruite qua allora. Mettiamo 2 builder, 4 lavoratori. Da notare che chiaramente andando a scuola sono più efficienti ora i lavoratori rispetto a prima anche. Dovete tenere conto anche questo aspetto qua. Questo qua l'abbiamo esaurito, ottimo. Lo andiamo a togliere allora. La riserva di ferro è bassa. Giustamente perché fanno... Ok, allora... Beh, poco male, perché tra non molto andremo ad aprire la cava, eh? Cioè, scusate, la miniera. Però per ora, sai che cosa ti dico? Andatemi a prendere questo ferro qua. Che male non fa. Ok. Sì, la riserva di ferro è bassa. Tranquilli, tranquilli. Ora ci andiamo a prendere... Allora, qua stone limit mettiamo 400. Fino a 400 potete lavorare. Iron limit 400. Ok, ora dobbiamo aspettare la nuova, il nuovo turno, diciamo il nuovo giro di... Allora, questa è occupata, queste sono ancora sfitte. Dobbiamo dar tempo alla gente di crescere, chiaramente. Qua ci lavorano gli operai. Stiamo messi molto bene, ragazzi. E dobbiamo ancora costruire gli altri nuovi campi, eh? La riserva di legna d'ardere è bassa. Ok, sai che ti dico? Sai che ti dico? Facciamo un altro woodcutter e questo giro lo facciamo qua. Lo fai qua.
Ori the Stone Cutter was crushed by a rock. C'è stato un incidente. Sul posto di lavoro. Mentre Anden the Taylor è morto d'età. Allora, vediamo un po'. Marise. The Stone Cutter è stato crushed by a rock. Minchia, ci sono tanti incidenti sul posto di lavoro. C'è qualcosa che posso fare per evitare? Educated, yes. Quindi abbiamo l'altro woodcutter. Mizzica, solamente due lavoratori. Ok, abbiamo un nuovo mercante. Fermi tutti. Che cosa vendi tu? Corn seed, ma l'abbiamo già. Dismiss. Grazie mille, arrivederci. Ok, abbiamo bisogno di il nuovo giro di... Allora, senti un po', facciamo una bella cosa. Voi metti effettivamente 300 come stone limit e mi metti 5 persone. Così liberiamo delle persone come lavoratori. Anche perché una persona poi mi serve qua come woodcutter. Una persona qui come woodcutter e come ferro, sai che ti dico? Mi prendi tutto il ferro che c'è qui. Prendi tutto il ferro che c'è qui. Che ne sai di un campo di grano? Poesie di un amore profano? Che ne sai? Morto di età. Il cimitero si rinfortisce, eh? Ok, abbiamo bisogno di un'altra area che adibiremo a raccolta del cibo, anche se come cibo per ora siamo messi benissimo. Come cibo siamo messi benissimo. Sai che ti dico? Sai che ti dico? Una volta che tu finisci il grano qua, ti metti a piantare il mais. Corna e mais, vero raga? Corna. Ma se lo seleziono già da ora, che succede? Ok, credo che lui finisca questo raccolto e poi prenda il successivo. Allora, bene, in questo campo metteremo... Sicuramente cosa buona e giusta mettere un'altra casa qua... Un mercante è arrivato. Aspetta che vengo.
Aspetta che vengo. Semi di patata. Ci vogliamo prendere anche le patate. Ce la facciamo. Vediamo un po' se ce la facciamo. Mizzica se ce la facciamo. Però proviamo a non dare subito la pietra e a non dare subito il ferro. Perfetto, 2005. Trade. Qua di pietre, va bene, sì. E abbiamo anche semi di patata ora. Patate. Quindi patate, grano e popcorn e mais. Ok, così abbiamo un raccolto differenziato. E qui... Tac. Andiamo a piantare walnut. Walnut. E mettiamo anche un farmer anche qui. Altra casa qui. Perfetto. Vicino ai cimiteri, peraltro. È stata una posizione infelice questi cimiteri, però insomma, oramai si trovano qui. Va bene, va bene, va bene, va bene. Ci sono delle case sfitte? Per ora, in quanto a ferro, lo stiamo raccogliendo ancora dalla miniera a cielo aperto, potremmo dire. Quindi per ora non abbiamo necessità di aprire la miniera. Anche se pensandoci potrebbe essere una buona idea iniziare a raccogliere carbone. Stanno cominciando a morire i vecchi, Vallissi, Ludwig, per età. 51 cittadini. Ok. Eccoli qua. Aspettate che cerco su Google Walnut. Noce. Ok, noce, noce, noce. Avevo detto giusto. Quindi sono alberi di noce. Fammi pensare un po'. Direi che stiamo andando benissimo.
Ok, il prossimo passaggio sarà quello di... continuare questo boom demografico e poi chiaramente dovremo evolvere tutte queste case di legno in case di roccia, potremmo dire. Come detto, ragazzi, il nostro obiettivo è strutturare una bella metropoli. Direi che come obiettivo ci possiamo dare i 100 abitanti arrivati a questo punto. Credo che sia un'aspettativa realistica, 100 abitanti. Quindi raddoppiare l'area costruita. Eh sì. Oddio, 100 abitanti, siamo già a 70, a 79. Diciamo di raggiungere i 100 adulti, i 100 lavoratori. Quindi 50 famiglie, potremmo dire. Allora, 4 stelle e mezzo. Io direi che potrebbe essere una buona idea, arrivata a questo punto, pensare di costruire una birreria. Dove la vogliamo mettere la birreria? In centro, io direi, qua tipo. Tipo vicino alla chiesa. Non è male qui, eh? Mi dispiace solamente che ho messo il cimitero. Secondo voi si può spostare il cimitero? Tipo, non sarebbe male metterlo qui il cimitero, pensandoci. Allora, sentite un po'. Allora, faccio una cosa, ragazzi. Salvo. Allora. Allora, prova a rimuovere il cimitero, vediamo se si abbassa la felicità delle persone. Ah, se io tolgo il cimitero rimangono le lapidi però. Greve. Greve. Non si possono togliere, eh? Allora, load. Riverwood, load. Va bene. No, non lo sposteremo. Non ha senso spostare il cimitero a questo punto. Ha senso... semmai adibire anche l'area successiva al cimitero arrivata a questo punto. Vabbè, oramai quest'area abbiamo capito che è il cimitero. Va bene, facciamolo già, arrivato a questo punto. Birreria, dicevamo, birreria. Vicino alla chiesa, dai. Che uno esce dalla... la domenica esce dalla chiesa e si va a fare una birra, vai. Vicino alla chiesa. Oh, c'è sta montagna che ha rotto le scatole, ragazzi. Sennò chiaramente l'avremmo messa qui. Però, insomma, diciamo che...
mi convince più qui la birreria che non qui, anche perché qui è dislocata rispetto al centro città. Stanno morendo diverse persone di età, quindi buono che facciamo il cimitero, cioè un'altra ala del cimitero. Qui nel frattempo i campi, eccoli qua. Con lo sfondo del cimitero. Va bene, va bene, va bene, va bene. Questi in realtà ci vogliono per crescere. Cioè all'inizio non generano cibo. Per diversi anni devono prima crescere gli alberi e poi iniziano a generare cibo dopo qualche tempo. Ci sta. Ma tutta questa ala qua ce la facciamo a fare un altro campo? Probabilmente sì, ma per ora non abbiamo i lavoratori. Quindi dobbiamo crescere che i lavoratori. Dobbiamo aspettare che i lavoratori crescano. Allora, vediamo un po' qui la taverna. Ok, 3 lavoratori, un builder e tutti gli altri che come dire, insomma, lavorano negli edifici. Oh, guarda quante galline. 16, niente meno. Qui 5 pecorelle, una è uscita fuori dal pascolo. Un mercante è arrivato. Vende ferro, non ci serve, dismiss. Ma io in realtà credo che oramai come mercanti siamo messi bene. Guarda dove passa sto. Eccolo qua, la birreria. La taverna, ragazzi, la taverna. Nel frattempo Dessica, Kevnot, Elsie sono diventati adulti. Mettiamo un maestro birraio qui. Ah, guarda che possiamo vendere, possiamo scegliere. Apple, no, apple non ne abbiamo. Wheat, di grano. Aspettate un po', di che cosa lo facciamo? Vediamo qua, qua che cos'è che abbiamo assai? Berries 38. Grano 1000. Di grano. Alcol limit 500. Fai 300, va. Giustamente tutto il grano che abbiamo fatto con 3 raccolti l'anno per diversi anni, abbiamo una riserva invidiabile di grano. 1100 di venison, di carne peraltro, guarda là. Quindi patate, corn. Sei lavoratori, 6 operai. Beh ragazzi, che dire, follettine e follettini. Da notare qua che erano morte 2 pecore e sono andati a prendersi la carne. Non so se ci avete fatto caso, era a velocità 10 per, quindi è andato. Sì, guarda, Yoslan è diventato lavoratore. Lassidi è diventato lavoratore. Kathleen è nata. Pierrenk è diventato uno studente. Bravi, bravi. 5 cuori, 4 stelle e mezzo di felicità, e ora con la birra saranno ancora più felici. Eccola la birra. Va bene, potrebbe essere una buona idea iniziare a dire qua estraete carbone e mettiamo 1, 2, 3, 4 lavoratori qui alla miniera, 4 minatori e mi cominciate a estrarre carbone. E lo sai che ti dico? Il blacksmith, i prossimi che farai, li farai con anche il carbone. Quindi le farai steel tool, che dovrebbero essere migliori.
così come il sarto, i prossimi che farai ci metterai dentro anche la lana. Wormcot, ci metterai dentro anche la lana, quindi pelle e lana. Così utilizziamo anche la lana dalle pecore. E questo credo che sia il massimo dell'upgrade. Che altro abbiamo da fare? Oltre a crescere e a fare le case di roccia, abbiamo costruito, mi sa, tutto. Cava, miniera, birreria. Questo tutto. Tu che vendi? Galline, già le abbiamo. Dismiss. Ah, il municipio dobbiamo fare, il municipio. L'ospedale. Ma a che serve l'ospedale? Stiamo stando bene per ora. A che serve il municipio? Non lo so a che serve il municipio, però ha senso farlo. Questa è l'ala, insomma, della città, mi pare di aver capito dove... Non ci entra. Facciamo distaccato, tipo. Vogliamo fare tipo distaccato, tipo qua il municipio. Il municipio dovrebbe stare al centro. Ma sì, mettiamolo a fianco alla birreria, va. Lo sapete che cos'è? Che più togliamo spazio al forester... E più chiaramente sono meno gli alberi che si porta a casa, eh. Potrebbe essere una buona idea poi spostare il forester qua, magari. O proprio costruire un altro forester da tutt'altra parte. Il punto è che qua non c'è solamente il forester, c'è anche il capanno da caccia. L'herbalist. Sì, però in realtà noi raccogliamo talmente tanto cibo in generale per ora che siamo messi bene, insomma, per ora li possiamo lasciare. Stanno nascendo, ragazzi, stanno nascendo, eh? Stanno nascendo. Ok, dai, fammi questo municipio. E direi che siamo messi alla grandissima. Allora, bene. L'ospedale tecnicamente dobbiamo costruire. Non so a che cosa serva. Forse quando sono tante persone c'è il pericolo delle malattie. Vabbè, lo costruiamo, eh. Nella prossima puntata oramai lo costruiamo, però, eh. Anche e soprattutto perché poi nella prossima puntata dobbiamo andare man mano a costruire più case. Dobbiamo attendere qualche generazione, però, per... Aia, ramisea, questi qua 83 anni... Tavar! Ve lo ricordate, Tavar? Ha 83 anni. Ah, è morto. Ah, no, Rodolfo. Immagini, moriva. Ci portavamo una sfortuna, poveretto, se moriva. Bene, 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 bene.
Ok, io direi che questa parte qui l'abbiamo egregiamente colonizzata. Non so se abbia senso costruire un altro, un'altra guardia forestale qua per dislocare altre case. Secondo me le case vanno costruite qua. Continueremo a costruire in questa zona qua, secondo me. Io la vedo così. Perché qua chiaramente una parte di foresta serve. Quindi andremo a costruire qua. Oh, eccolo qua. Benissimo. Con la costruzione del municipio, secondo me, possiamo concludere questa puntata, ragazzi. Che bella la nostra città, ragazzi. Proprio bellina. Proprio bellina. Eccoli gli alberi che fanno finalmente il frutto. Va bene, ragazzi, io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento dunque alla prossima puntata, nella quale, beh, 57 abitanti, 17 bambini, diciamo che continueremo il nostro boom demografico, colonizzeremo questa parte per ingrandire la città e cercare di raggiungere queste 100 abitanti, oltre che man mano dobbiamo, potendolo fare, magari anche cambiare le case in case di pietra. È un bel investimento, eh? Questo da fare nel tempo, da fare nel tempo. Alla prossima, ragazzi. Ciao.